nostra amica psicologa, psicoterapeuta Manuela Cascetta di un altro tema importante. La dottoressa ha pensato per questo incontro, questo collegamento, di parlare della relazione di coppia. Spesso no, ci facciamo delle domande o sentiamo no, queste frasi: è una coppia che funziona, vedi quella coppia, c'è tanta complicità, sembrano due strani, non sono pronta ad andare oltre. Sono delle affermazioni no, che fanno parte della vita. Forse è capitato anche a noi stessi. E, dunque, con Manuela, eccola qui alle mie spalle. Buongiorno Manuela Cascetta. Buongiorno a tutti. Cara, oggi andiamo quindi ad affrontare questo tema particolare ma importante, la relazione di coppia. Partiamo da una domanda: che vuol dire essere una coppia, Manuela? Sì, allora quando parliamo di coppia dobbiamo immaginare uno spazio psichico dove c'è una realtà individuale che si intreccia con quella interpersonale. Nel legame di coppia ogni individuo porta con sé il proprio vissuto, la sua personalità, il suo mondo interno, e dall'insieme di questi due mondi si crea un nuovo funzionamento di coppia. Una coppia condivide principalmente tre aspetti fondamentali. Abbiamo un aspetto emotivo che è prettamente legato al dialogo sincero tra la coppia, dove entrambi riescono a stabilire una condivisione, no? Quindi permette di svelare per quello che realmente sono, e si tende a dire ciò che si prova e si pensa senza il timore di essere giudicati, ma sentire che entrambi stiano rispettando il mondo dell'altro. Poi abbiamo un aspetto passionale che accompagna la comunicazione emotiva e diventa, oltre che il modo per soddisfare i propri bisogni, anche il luogo in cui sentire e riconoscere una maggiore complicità e vicinanza all'altro. E non dimentichiamoci che è anche importante soprattutto l'aspetto sociale, che è relativo ai contesti di vita che ciascun membro della coppia deve condividere, quindi quelle che sono le amicizie, gli interessi, per potersi poi confrontare e crescere insieme. E per mantenere nel tempo appunto una relazione di coppia è importante non rinunciare alla propria identità per soddisfare poi quelli che sono i desideri del partner. Quindi rispettare comunque la propria libertà, i propri interessi e semmai condividerli, no? Con il proprio compagno, con la propria compagna, cioè non bisogna rinunciare. Certo, perché la relazione di coppia deve consentire un'evoluzione costante per entrambe le parti, altrimenti si rischia di trasformare la relazione in una gabbia che limita e obbliga continuamente, e quindi si rischia che uno dei due partner, oppure entrambi, siano insoddisfatti di questa relazione. Ci sono delle regole, se così le possiamo chiamare, Manuela, per creare una relazione di coppia sana, solida? Allora, sicuramente il legame di coppia non è rigidamente precostituito, ma è flessibile. Le relazioni sentimentali, per poter rimanere stabili nel tempo, devono contare su una forte reciprocità e intesa emotiva che non si crea sicuramente automaticamente, ma si costruisce giorno dopo giorno a quattro mani, quindi insieme. Una coppia, per funzionare in modo sano, deve saper comunicare, deve saper ascoltare l'altro, deve saperlo rispettare, potersi aprire al contesto esterno, perché permette di stabilire una relazione ricca di stimoli, ma che mantenga comunque un equilibrio di coppia. È fondamentale riconoscere e comprendere quelli che sono i bisogni dell'altro, le aspettative, senza però prevaricare su questo, ma cercare insieme delle occasioni che favoriscano il suo successo, ad esempio anche nell'ambito lavorativo. Certo. Quindi
aiutare il partner, sostenerlo. Occorre che ci sia uno spazio proprio per la condivisione, per la crescita e il sostegno reciproco rispetto ai progetti di ognuno e quindi a quella che poi è l'autorealizzazione di uno dei due partner e quindi di entrambi della coppia, perché è fondamentale anche non dare nulla per scontato nella coppia. È importante essere creativi. Ed è importante anche che i due individui non si annullino, quindi non annullino le loro personalità, ma devono arricchirsi mantenendo un'autonomia reciproca, in modo da esprimere e quindi sviluppare le differenze rispetto all'altro. Relazione tossica, malata. Quando? Quali sono i segnali, Manuela? Gli Allora, alert. una relazione si definisce tossica quando non solo non determina un benessere, ma conduce a situazioni di malessere, una forte sofferenza e anche di ansia. Cioè, all'inizio possono sembrare relazioni coinvolgenti, interessanti, in cui vi è un'eccessiva valutazione e considerazione positiva del partner. Ma poi con il passare del tempo si rivelano distruttive, quindi sono relazioni che tendono ad assorbire tutte le energie delle persone coinvolte. Ci sono diversi segnali, vi è la perdita per esempio dell'autonomia, questo è uno dei segnali più importanti che spinge la coppia ad isolarsi, fino a determinare una perdita di quelli che sono i rapporti sociali e familiari che prima avevano, quindi erano esistenti, oppure la simmetria di potere, quindi dove nella coppia uno dei due partner cerca di assumere, anche riuscendoci, un ruolo predominante rispetto all'altro e quindi causando la sottomissione dell'altro. E poi quello che in una relazione tossica c'è una mancanza di ascolto e la presenza di continui litigi, cercando di contraddire, svalutare, ferire il partner facendo leva sui suoi punti di debolezza e sul senso di colpa. Non dimentichiamoci, Emiliana, che in una relazione tossica molto spesso c'è la violenza verbale e fisica. E quando queste offese e insulti sono associati all'abuso fisico, è necessario svincolarsi da questa relazione e chiedere aiuto, in quanto è importante sottolineare che nessun amore include la violenza, qualunque Certo. forma essa abbia. E quindi per cercare di non cadere in una relazione tossica è importante ascoltare le proprie sensazioni rispetto alla presenza dell'altro e non avere paura di chiedere aiuto. Manuela, la coppia in caso di problematiche, di difficoltà, no? Che possono avvenire anche senza alcun aspetto patologico, no? Però possono anche chiedere aiuto all'esperto, perché a volte una terza persona, la parte neutrale, pronta ad ascoltare veramente fino in fondo, i problemi, no? Che stanno minando la relazione di coppia, si rivolgono all'esperto. Che cosa emerge poi da questi confronti, da questo parlare, aprirsi? La terapia di coppia, sottolineiamo che può essere utile non solo per le coppie che si trovano di fronte al bivio di lasciarsi o meno, ma anche in situazioni in cui l'obiettivo è quello di diminuire il conflitto, quindi aumentare quella che è la comprensione reciproca. La terapia aiuta a migliorare la comunicazione, oppure semplicemente essere supportati nel far fronte, a scelte importanti come ad esempio avere un figlio o affrontare dei cambiamenti. Quindi la terapia sistemico-relazionale ha il focus sulle relazioni tra i partner e tra i partner e i contesti a cui appartengono e da cui sono influenzati, come la famiglia di origine. Quindi Certo. aiuta la coppia a rileggere la propria storia, trovando dei nuovi significati.
condivisi, mettendo in evidenza quelle che sono proprio le risorse specifiche di ciascun membro della coppia e aiutando a scoprire un territorio di confine tra l'individualità, la coppia e quella che è poi la famiglia, quindi aiuta la coppia e i loro mondi diversi, ovviamente, a incontrarsi, a scontrarsi, scoprendo che non si è fermi, quindi c'è un continuo movimento e infatti quando poi la coppia decide di intraprendere una terapia, cioè devono essere entrambi disposti a mettersi in discussione Certo. se stessi, ma anche poi i loro punti di riferimento. Quindi diciamo che rivolgersi all'esperto, al psicologo, al psicoterapeuta non è una vergogna, anzi ci aiuta a risolvere quei piccoli problemi che in poco tempo, con l'aprirsi, avere il coraggio, perché a volte manca anche il coraggio di dirsi le cose in una coppia, si risolvono davvero tanti problemi e si contribuisce invece ad aiutare lo stare insieme, no? La coppia e andare avanti e poi crearsi quell'unione, quella famiglia che tutti sognano, ovviamente. Esatto, proprio così. Manuela, grazie, come sempre, chiarissima. Ci risentiamo la settimana prossima. Organizziamoci per il prossimo argomento da trattare, come sempre. Grazie Grazie e a buon voi. lavoro.